Mister, domande della stampa. Ferdinando Capicotto, quarto gol nelle ultime sei, nel primo quarto d'ora del secondo tempo. Grandissima prova di personalità. Una domanda anche su Cianci, troppi gialli? Cianci, giustamente io gli ho, siamo passati nel, diciamo che un po' la responsabilità è mia di gialli di Cianci, perché gli ho detto di mettersi in modo a, livello, a saltare in un certo modo, e agli arbitri non gli stanno perdonando niente, quindi diciamo è un consiglio che gli ho dato io, che purtroppo in questo momento qua gli sta procurando solo i gialli, nonostante però che prende poi tutti i palloni di testa. Quindi adesso andiamo a rivedere un pochettino anche questa situazione, però ci può stare. Leonardo Lacava, 6 successi di fila, ormai la squadra sembra aver assunto la consapevolezza che se la può giocare fino in fondo. Tanto carattere e cinismo di saper approfittare del momento giusto. Cosa manca ancora a suo avviso? Bisogna dare per scontato questa vittoria, perché adesso pensiamo che tutto è facile. Oggi il Taranto non aveva mai perso in casa. Sono stati veramente molto molto attenti alla fase difensiva. Era una partita difficile, dura. Nel primo tempo abbiamo provato a lavorare per scardinare la loro difesa, con giocate anche nello stretto ci eravamo riusciti, potevamo sbloccare la partita anche nel primo tempo, ma non era sicuramente una partita facile da vincere. Siamo riusciti a sbloccarla con una punizione, quindi bene, e poi una grande gestione della partita da parte della squadra, perché si è raggiunto, diciamo, una certa consapevolezza sulle cose da fare in campo, soprattutto in fase di non possesso, e riusciamo a mantenere bene il campo, però da qui alla fine le insidie sono tantissime e dobbiamo pensare a migliorarci tanto, perché in questo momento non si può sbagliare chiaramente niente, e speriamo che riusciamo in queste partite ad avere sempre lucidità, sicurezza e personalità per affrontare i prossimi impegni. Danilo Ciancio, un po' di cabala, come nel 2004, ultima promozione in B del Caranzara, ancora un gol di un difensore. E oggi Fazio, ad ora Pastore. È lecito sognare? Viviamo la giornata, perché sono ancora tantissime partite, tantissime insidie. Adesso abbiamo un'altra partita in trasferta, le energie bisogna valutare a che punto siamo. Cioè, non ha senso pensare, cioè, i tifosi possono fare quello che vogliono, noi dobbiamo avere grande capacità di concentrarti sulla prestazione che dobbiamo fare, sui particolari per affrontare la squadra avversaria. È chiaro che dobbiamo ancora migliorare ancora di più, perché le partite mi piace chiuderle, non è che rimanere sull'1-0, insomma, è sempre un po' rischioso, però questa, cioè, questa è una squadra che ha anche queste qualità di saper soffrire, di saper portare a casa il risultato. Andiamo avanti con serenità e tranquillità. Ultima domanda, Carlo Tararico, prestazione convincente anche grazie a una condotta di gara attenta in tutti i reparti. Ma quando c'è da mandare il pallone in tribuna non ci si tira indietro. Un segnale di concretezza e maturità anche questo? Sì, è quello che dicevo, adesso la squadra sa quello che dobbiamo fare. Ora, ci sono state due o tre sbavature in fase di non possesso che chiaramente andremo a rivedere, e abbiamo avuto la gestione della gara in mano come piace a noi. È chiaro che manca qualche gol, perché comunque si sta attenti un po' a tutto, poi c'è da dire che manca qualche gol anche per il fatto che i risultati in questo momento qua del campionato sono troppo troppo importanti, quindi molte volte pensiamo a portare a casa il risultato piuttosto che chiudere le partite, però ci sta e va bene così.